si è parlato tanto di coloro che hanno lottato quando hanno iniziato a farle ste stronzate, quelli che hanno combattuto per difendere i propri territori, i briganti. E a me si arriva una mattina mia figlia, che mo c'ha un anno, ma viene a dire: mamma, sai, mi hanno chiamato brigante. Io dico: mamma, ma magari a mamma volesse addivendare un brigante. Vincenzo Geli, caro Enzo, allora come siamo messi, come sta andando come preparativi? Benissimo, ci sarà una forte partecipazione di pubblico, gli stendisti ci hanno onorato di venire, ne sono in tantissimi e praticamente sarà un successo, credo che sarà un bel successo. E abbiamo introdotto il nostro amico che merita tutti gli elogi per il suo impegno, e quindi se casomai ti vuoi, so che ti ho strappato a una situazione organizzativa, quindi possiamo anche salutarti. Ti chiedo cortesemente di salutare gli amici d'Abruzzo. Saluto tutti gli amici dell'Abruzzo e ci rivedremo a presto, magari proprio con il Festival delle Due Sicilie che faremo in Abruzzo. La marita, povera lupa, savagna e creatura, io piemontese calimma caccia, io piemontese calimma caccia. Questa di oggi è una due giorni di festa, di cibo, di musica, di allegria, di prodotti tipici della zona, però a un certo punto ci sarà anche la parte culturale, quella che introdurrà la serata, quella che ci vedrà protagonisti con il libro che Carlo vi sta mostrando. Sarà appunto Carlo ad introdurre la serata culturale con il suo lavoro di coordinamento del grande libro del Regno delle Due Sicilie. Allora, come stiamo messi? Che sensazioni stai provando in questo momento? Ma io sono felicissimo di stare in questo luogo, diciamo anche molto mistico, perché siamo ospiti del Regina Pacis, e il grande libro del Regno è importantissimo per quanto riguarda questo posto. Perché? Perché il Regno delle Due Sicilie era molto vicino alle tematiche cristiane, per cui questo libro è importantissimo anche stasera. Il grande libro del Regno delle Due Sicilie, uscito un anno e mezzo fa, è stato scritto da 50 dei grandi del neomeridionalismo, compreso Fiore, e praticamente è un excursus storico dai popoli preromani fino ad arrivare ad oggi, praticamente la storia del sud in 3000 anni. Vorrei guardare a Nubiciotto con un'arangella che ha ben acqua, ma dai da che si va la zotta chiamata in correo per Alberto Fetillo. Per la verità ti devo ringraziare pubblicamente, perché ogni qua volta ti ho chiesto collaborazione, sei stato sempre gentile e sempre risposto da buon napoletano presente. Stasera ci sarà, diciamo, l'ennesima chiacchierata su questo lavoro di Carlo Capezzuto. Tu hai scritto quanti articoli? Io ho scritto un articolo, io non sono uno scrittore, semplicemente ho atteso la richiamata di Carlo, che ha fatto una cosa particolarissima. Questo è un libro scritto a 100 mani, sono 50 scrittori, ma scrittori come me 4 volte virgolette, perché ci sono degli scrittori professionisti, ma tutti personaggi del mondo identitario. Io sono il meno titolato, sarebbe teoricamente il mio esordio, ho fatto un capitolo di una pagina sul commercio, è una cosa che ho fatto con tutto l'affetto per Carlo Capezzuto, che ha avuto questa idea geniale. Effettivamente sono 2 anni che facciamo la presentazione di questo libro, che non so a quante ristampe è arrivato. Io mi occupo di sostegno tipo identitario, quindi è tutt'altra cosa di questo libro, ben altro articolo e ben altre cose. Ci sarà modo per raccontare Alberto e la sua passione per il calcio Napoli, e quindi diciamo non mancherà occasione anche per lui per poter approfondire questa situazione.
noi con Alberto ci vedremo sul palco fra un poco e affronteremo molto più in profondità la questione del libro. Grazie Alberto. Grazie a voi, desidero salutare gli amici del nord, perché il nord del Rigno è Pescara, quindi l'Abruzzo, erano tutti quanti, gli amici di Indipendente TV. Grazie ancora. Chiedo a Titti Scibilia di presentarsi al pubblico dei nostri amici dell'Abruzzo. Buonasera a tutti, salve, un saluto da me, Titti Scibilia, sono una conduttrice, presentatrice, giornalista, nonché Miss. Questa sera mi trovo qui a presentare questo libro, che comunque presenta un evento storico notevole, di notevole rilievo, e spero che voi ci potete seguire su questi schermi. Vi auguro una buona serata e grazie di essere con noi. Fianco il maestro Angelo Antonio Alessan, attore bravissimo, completo, che da qualche anno sta ripercorrendo il percorso identitario, ha riportato in auge personaggi eccezionali come Usurda di Gaeta, come Luciana Durri. Adesso stiamo lavorando, così in anteprima lo diciamo agli amici di Teramo, di Indipendente TV, anche a un progetto per portare un poco di storie di soldati, di borbonicismo, di due sicilianità anche in Abruzzo. Allora, al Festival delle Due Sicilie sei qui in veste di cosa? Ci rappresenterai? Primis di vostro ospite, e mi onora la vostra amicizia, il confronto che mi arricchisce, per la partecipazione, per la fase attiva, il primo giorno provo in essere il Servino o Luciano Durri, in questo personaggio raccontato da Ferdinando Russo, che ci fa ci racconta l'arrivo di Maria Sofia, l'aggressione fatta a Ferdinando II, un paesaggio che andava dalla Campania alla Puglia all'epoca di questo viaggio, che era il 1859, era gennaio, c'era cattivissimo tempo. O sangue è passato ancora, in coppa sta terra amara. A morta si fa rostino, o spreggia diventa storia. O firra scannata e patta, andanza a lui e creatura. Chiagnene senza riuscire, i piccerini, a nulla. L'Italia si accrescia la collattera a raggio e d'orangolo. Saranno cittadine senza nessun onore. Saranno terre lontane, e lacrima, e bastimento, o mezzo per si scurda i torti e i tradimenti. Per un assaggio ai comandi risultati rinde a casa nostra. E insulta, e dormiente, e scorna, che trasano rinde all'osso. E sarà l'arte campana un crever più a nessuno.
sarà l'arte imbrugliata, non si può carire. Saranno qua, Pambachei, Mariola, Santo, Ruffiano. Saranno Duca e Zandrati, Prievete e Ciarlatano. Profumi dei palazzi, Suttane e Parapalle, Vasci umide e scure, Bocco cociate e cipolle, Una pizza con nome Regina e che fui un nemico raiero. E ne potete che fui brigante, Saranno carabinieri. Sarà una ferita aperta sotto all'acqua e o solo. Un corpo che si studia senza città natura. Danziri senza nome che passa per terra e città. Gente senza pace troverà giusti parole per meglio nascondere cose che riscere non vola. Sarà avuta sempre a capa che le dice o cuore. Sarà se scordando scienza. Sarà insultando l'amore. Sarà recitare commedie per strada e per dindelie. Sarà fa soffrire a chi lato solo per fare spizzi. O fitte scavate scienze. L'onestà si fa spizzi. Ma per l'uomo della terra mia non ci sarà più giustizia. Ma io canto, canto, canto per tutto quanto. Canto per dare coraggio, canto per dare speranza. Canto per la dignità che avevamo avuto tante. Canto un canto uomo, che sono stato briganti.